Ieri l'insediamento del Consiglio regionale pugliese con l'elezione del Presidente dell'Assemblea, Onofrio Introna, che vi abbiamo documentato in diretta, come sapete. Tutti presenti, i 70 consiglieri, anche se qualcuno di loro aveva deciso di disertare la cerimonia a causa di incomprensioni con il suo partito, il Partito Democratico. Ed oggi è su questo che vogliamo focalizzare l'attenzione, anche raccogliendo una sollecitazione fatta questa mattina in una conferenza stampa dal consigliere regionale Ruggero Mennea, che oggi è il nostro ospite e noi lo ringraziamo per essere qui, Buongiorno, per aver grazie a accettato il voi. nostro invito. Il problema con il PD è dovuto al fatto che secondo lei il partito trascura la neonata, diciamo che è ancora neonata, ma ormai è già, È insomma, in già fase di abbastanza. crescita, provincia dell'Abate. Sì, io ho voluto farlo rilevare subito all'inizio di questa nona legislatura regionale. Per non commettere gli errori del passato, nella scorsa legislatura la nostra provincia non è stata rappresentata per nulla e noi abbiamo pagato il prezzo di non aver potuto interagire nelle politiche regionali di pianificazione e di programmazione. Quindi ho sollevato subito il problema. Però lei ha puntualizzato che per correttezza, insomma, lei ieri era comunque poi Sì. presente alla cerimonia. Devo dire che avevo deciso di non presenziare alla prima seduta perché questo rappresentava un gesto eclatante di fronte alla totale indifferenza per un territorio importante come l'Abate. Poi il presidente Vendola, devo dire, è stato molto attento a capire le mie ragioni politiche, a capire il significato della mia posizione e dopo un lungo colloquio mi ha convinto che non era quello il momento più giusto politico per rappresentare le mie ragioni e che se ne sarebbe fatto carico comunque. Dunque, il presidente Vendola mi sembra di capire che è un interlocutore preferenziale in questa sua battaglia. In termini pratici, in che cosa può consistere il suo impegno? Intanto ho preso atto dell'indifferenza totale dei vertici del mio partito, dei vertici regionali del mio partito, che non hanno ritenuto in alcun modo di dover attribuire una rappresentanza istituzionale a eletti del mio territorio. E di fronte a questa indifferenza io ho necessità di rappresentare le esigenze e i bisogni della collettività della nostra provincia e di trovare un'interlocuzione, un interlocutore politico credibile che sia attento. Ecco, all'assenza del partito, alla indifferenza del partito ha risposto l'attenzione del governatore e noi a lui faremo riferimento perché è evidente che l'Abate non interessa al partito regionale. Ed è comunque importante che l'Abate venga adeguatamente rappresentata, anche perché, insomma, noi lo ripetiamo spesso, ma penso che sia innegabile, che rappresenti un territorio assolutamente importante per Certo. la crescita e lo sviluppo di questa regione. Certo, è un territorio ricco, dinamico, rappresenta uno dei pochi lembi della Puglia dinamica, produttiva, dove c'è molta, diciamo, volontà di crescere, quindi un pezzo della Puglia ricco che viene comunque ignorato, ecco, è importante. Ultimissima domanda, anche, insomma, riferita alla manovra finanziaria di cui si sta parlando in queste ore in maniera anche molto concitata. La preoccupano i tagli della manovra anche in riferimento alle province? Ma certamente sì, anche se io condivido che la spesa pubblica vada razionalizzata. Ecco, io anziché a prevedere l'abolizione di alcune province con popolazione al di sotto dei 220.000 abitanti, avrei iniziato con l'abolizione delle province che coincidono con il territorio delle aree metropolitane. E il risparmio sarebbe stato più significativo e ci sarebbe stato un segnale importante che avrebbero dato le grandi città e quindi un esempio da ripetere sul territorio. Però ecco, la razionalizzazione della spesa pubblica è un problema di cui ci dobbiamo far carico tutti. Io la ringrazio, ovviamente ci Grazie a voi. ritenga interlocutori per Certamente quello sì, che certamente attiene, sì. insomma, la sesta provincia e la Grazie, provincia grazie a voi, dell'Abate. grazie Grazie e buon a voi. lavoro. Grazie.